Uomini e donne, sono trascorsi ormai quasi 2 mesi dall'ultima puntata del dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Sicuramente una delle protagoniste assolute di quest'ultima edizione è stata Ida Platano, che però non ha avuto molta fortuna nel trovare l'amore neppure rivestendo il ruolo di tronista. Difatti Ida non è riuscita ad arrivare a una scelta a causa delle numerose segnalazioni arrivate sul suo corteggiatore preferito, Mario Cusitore. Nelle ultime ore, l'ex tronista di Uomini e Donne è finita nuovamente al centro dei riflettori, ma questa volta non per vicende amorose. Ida è stata pesantemente insultata da un hater sui social, ed ha deciso di replicare pubblicando sul suo profilo personale Instagram gli insulti ricevuti negli ultimi mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Uomini e donne, pesanti insulti a Ida su Instagram. Uomini e donne, Ida Platano ha deciso di replicare ai numerosi insulti ricevuti sui social. L'ex tronista del dating show di Canale 5 ha commentato non nascondendo il suo totale disappunto. Ida ha condiviso su Instagram alcune storie in cui ha voluto rivolgersi direttamente al suo hater, asserendo che vorrebbe che ci mettesse la faccia invece di utilizzare un profilo fake. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha colto la palla al balzo per rivelare a questa persona e a tutti i suoi follower che ovviamente non finirà qui, ma anzi, che procederà per vie legali. Mettici la faccia, come lo faccio io. Detto questo, io vado per vie legali, come sempre, ha dichiarato l'ex tronista di UD su Instagram. Le parole di Lorenzo Pugnaloni. Ida Platano ha voluto ricondividere un messaggio che Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato sul suo profilo Instagram in difesa dell'ex tronista di Uomini e Donne. Sono sempre più convinto che certa gente non abbia nulla di umano, quasi geneticamente e biologicamente parlando. Come si fa ad insultare una donna, una mamma, con appellativi del genere? Perché, io dico, cosa vi porta di positivo nella vita dopo averlo fatto? Perché non lavorate su voi stessi e sulle emozioni che provate prima e dopo aver scritto una cosa del genere? A me fanno esclusivamente pena. Le compatisco, ha scritto il noto blogger. Parlando in generale, è inutile che il giorno della festa contro la violenza sulle donne tutti facciamo contenuti, storie e messaggi pseudomoralizzatori, quando poi davanti a cose del genere stiamo in silenzio, scorriamo le storie e facciamo finta di niente. Io oggi prendo posizione e dico a queste persone che purtroppo non tutte hanno la forza di fare finta di niente e farsi scivolare le cose addosso, ricordate sempre, un commento, positivo o negativo che sia, va pensato a seconda del legame tra mittente e ricevente. Se quella persona non vi conosce e giudica superficialmente, anche l'offesa deve essere recepita come superficiale. Purtroppo l'odio non finirà mai, ha concluso. Uomini e donne, la replica di Ida agli insulti dell'hater. Ida Platano è stata un vero e proprio fiume in piena. Nel corso delle storie pubblicate su Instagram, ha voluto lanciare un avvertimento all'hater, asserendo di non permettersi di parlare né di suo figlio né di Maria De Filippi. Parla esclusivamente di me, né di mio figlio e neanche di Maria. Ti piacerebbe avere l'onore di conoscerla, vero? Quindi stai rosicando? In queste persone non c'è amore, c'è tanta cattiveria nel cuore e quindi la sfogate sulle persone. Io vado sempre a testa alta e di questo vado fiera. Forse gli piacerebbe passare anche uno dei miei giorni? Non lo so. Schifo, 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 chiudiamo questa parentesi, ha dichiarato Ida in una storia pubblicata su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi voluto ringraziare tutte le persone che in questi giorni le hanno mostrato il loro affetto e la loro vicinanza. Volevo ringraziarvi, tutti, per i vostri messaggi e per i vostri commenti e per il vostro amore, calore e affetto che avete sempre per me e per mio figlio. Grazie di cuore a tutti, vi voglio tanto bene.